chiocciolalibro.it è il vostro indirizzo email. Ricordiamo anche il nostro contatto su Facebook, canale Pottici, 16 giugno 2012. Senza spazi. Piccolo salto indietro, nella mattinata che riguardava proprio l'inaugurazione del nuovo svincolo autostradale di Ercolano erano presenti anche i primi cittadini di Ercolano e di San Giorgio a Cremano. Noi abbiamo approfittato proprio per intervistarvi anche riguardo alla questione del mare pulito e agli interventi che ha mosso il consigliere comunale di maggioranza Francesco Portoghese. Questione mare pulito, un traguardo importante che può raggiungere l'intero litorale. Sì, è sicuramente ai primi punti del nostro programma, anche se è un problema che avremmo dovuto già risolvere. Io infatti ho ricordato a più riprese che nel 2008 erano stati completati già dei lavori che mettevano in un'unica condotta tutti i reflui delle acque nere del comune di Ercolano che sfociavano a via Macello. Là si sarebbe dovuto realizzare un impianto di sollevamento e si realizzerà, ci tengo a sottolinearlo, solo che nel 2008 i fondi per la realizzazione di questa importantissima opera furono dal commissariato di governo dirottati per l'emergenza rifiuti. Siamo riusciti finalmente a riottenere dal Ministro dell'Ambiente questo finanziamento con una delibera CIPE che ci dovrebbe essere comunicata entro un mese e da qui si metteranno in moto tutte le procedure, perché ritengo che la questione ambientale sia il problema più importante da risolvere in questa città. Quindi diciamo che per la prossima estate Ercolano, San Giorgio e Portici potranno soffrire di un mare balneabile? Io me lo auguro, sempre che le procedure insomma siano adottate in tempi rapidi. Io è da 2 anni che sto combattendo per questa cosa, ho avuto la piena disponibilità dell'assessore che ci è stato di grosso aiuto, l'assessore regionale, e un problema del quale ho interessato anche il nostro prefetto eccellenza Di Martino, che veramente ha messo al tavolo della prefettura tutti gli amministratori in campo per sensibilizzare il Ministero dell'Ambiente. Quindi è grazie al lavoro che è stato fatto tutti quanti assieme, quindi sicuramente non sono rimasto fermo su questo argomento che, ripeto, ritengo che sia uno degli argomenti più importanti che deve essere affrontato. Sindaco di San Giorgio, Domenico Giorgiano, ecco, siamo giunti a un buon traguardo per quanto riguarda la questione del mare pulito. Ci sono state molte emozioni, molti interventi e lei è stato uno dei collaboratori più attivi in merito alla cosa. Diciamo che quando il problema è stato sollevato noi ne eravamo a conoscenza e avevamo già iniziato tutto quanto noi potevamo fare con la collaborazione. Questo è importante perché il sistema a rete funziona dappertutto, funziona per l'igiene urbana, funziona per le autostrade, funziona per gli scarichi a mare, con gli amministratori delle città vicine, mi rivolgo e penso soprattutto a Portici, a Portoghese, abbiamo, credo, messo in moto il meccanismo per cui tutto tenderà a risolversi nella maniera migliore possibile. Per quanto riguarda nello specifico la città di San Giorgio a Cremano, ecco, per quanto riguarda gli scarichi, come siamo messi? Siamo messi attualmente in condizione da affrontare positivamente la soluzione del problema. Adesso andiamo in pubblico.